Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parleremo di una mod aggiornata 1.8.7, molto interessante e molto semplice. La mod che andiamo a parlare oggi è una mod fatta da Cimap e la vedremo subito. Ce l'ha consigliata Luigi Ammirabile, che sarebbe Rubilax su YouTube per chi non lo conoscesse. E è praticamente è una mod molto utile ragazzi. Allora andiamo a vedere immediatamente che fa. Allora, cartellino, Tricapitator, one command ragazzi. Sì, avete capito bene, la Tricapitator senza mod. Una cosa utilissima per tutti i server vanilla oppure per un mondo vanilla privato. Magari volete non utilizzare mod, ecco, fate questo bellissimo comando e zac, avrete la Tricapitator. Adesso la andiamo a provare. Allora, facciamo tutti i comandi passo per passo. Give, perché molto spesso me lo dite, come si fa? Give, chiocciola, P. Command col trattino basso block e ce la dà in mano. Ecco qui, yeah, abbiamo il nostro command. Ok, allora CTRL V per passare il comando che avete copiato dalla pagina, yeah, che troverete in descrizione. E per attivarlo basta un qualsiasi impulso di segnale redstone. Io di solito lo faccio con redstone block perché mi è più comodo. Quindi basta fare spam così. Eccolo che si attiva. Vediamo un po' da che lato. Mazza che sfiga, proprio addosso all'albero, Ok, andiamo a vedere i cartelli da questo lato. Allora, in basso a destra ci dice Tricapitator, sì, in basso a sinistra Tricapitator, mod in vanilla, Minecraft by Cimap, col canale YouTube, i credit e don't there upload di command use the original link. Ok, allora, right click to delete machine, Tricapitator in one command, command by Cimap, jet ultra axe e attivate the crazy mod, perché ci sono delle modalità diverse. Allora, questa è la wooden axe, o come la chiama lui, ultra axe, ragazzi, perché con qualsiasi wooden axe funziona. Guardate. Sì, aspettate, sto in game mode, però devo levarla, perché se no non funzionerà mai. Game mode. Game mode. Zero. Ok, andiamo a provarla su un albero sano. Allora, rompiamo la base, vediamo un po' che succede. E si levano anche tutti i cespugli? No, perché erano attaccati a un altro albero, probabilmente. Dovrebbero levarsi anche tutti i cespugli. Vediamo un po' se ha ragione. O lo faccio così, vediamo un po'. No, ok, non funziona con tutte le foglioline, però con l'albero dovrebbe farlo tutto. Guardate, guardate che figata. Tutto in automatico, Tricapitator automatica, che si fa con l'ascia di legno. Oh, fantastica sta cosa, di una comodità infinita. Ci dà anche l'axe direttamente lui, però potremmo anche farne a meno utilizzare una wooden axe normale. Però adesso sono curioso di vedere se funziona anche con le altre axe. A sto punto, vediamo, non lo so. Non l'ho provata fino a questo punto. Ok, game mode 0. E vediamo se funziona anche con le altre. Ci credo poco, secondo me l'ha specificamente messa per quella di legno. No, funziona per tutte. E anche più veloce. GG, quindi tutte le axe hanno la cosa di poter fare questo. Una comodità infinita, ragazzi. GG. Adesso voglio provare ad attivare la crazy mod. Non so cosa sia, non l'ho neanche provata, quindi non so cosa dirvi. Modo crazy mod activated. Che è successo? Oddio, speed dust saturation 4 jump boost resistance. Sono tipo dei bonus per esagerare ancora di più nel taglio? Sì. 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 Cioè, ragazzi, guardate gli alberi come li tagliamo con quei bonus che ci ha aggiunto. Siamo peggio che in creative. Distruggiamo tutto, vai. Che figata, dai. Ok, poi se andiamo là probabilmente potremmo disattivarla. Vediamo un po' se ricliccando si disattiva. Spam, crazy mode attivate. No, non si può disattivare una volta attivata. No, questo lo devi aggiungere. Aggiungilo, mettilo qua sotto. Metti l'altro cartello qua sotto, capito? Ok, allora andiamo a provare a disattivare il tutto. Click delete machine. Boom, rimangono pure i cartelli. Lol, fantastico. Va bene ragazzi, dai. Questa era la vanilla mod di oggi fatta da Cimap, un altro ragazzo italiano, consigliata da uno di voi ragazzi. Spero vi sia piaciuta come vanilla mod. Ditemi qua sotto hashtag utile, hashtag inutile. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!